Benvenuti o bentrovati su questo canale video. Oggi parliamo della pagina numero 9 del racconto di gennaio scritto da chi vi sta parlando. E la pagina racconterà di ciò che segue dalla pagina numero 8. Quindi partiamo dalla pagina numero 8. Partiamo dal resto della storia che si è concluso ieri con la pagina 8. Marianna è diventata la moglie di Giovanni. Si è sposata, ha stracciato il contratto matrimoniale. E ha lavorato per l'impresa di Giovanni, ereditata da padre e nonno artigiani. Disgraziatamente, Giovanni scopre che la moglie si è fatta l'amante. E quindi, da qui, da questo punto di partenza, continua la lettura della pagina numero 9, cioè la lettura del racconto di gennaio. Alla moglie di cosa si trattasse? Lei gli proponeva vagheggiamenti, discorsi fumosi. E lui, l'altro, se la spassava a spese del marito. Un giorno che Giovanni si rese conto delle troppe spese per l'amante, fece un conto approssimativo di quanto la moglie aveva speso per il suo divertimento e lo scalò da un eventuale sporzionamento, in caso di divorzio, del patrimonio della coppia. Più o meno c'era un'equivalenza. Mise tutto nero su bianco alla moglie un giorno che stava rientrando da un viaggio per l'impresa. Gli lasciò una lettera di diverse pagine dove tutto aveva ordine nella questione matrimoniale dei due. Giovanni scrisse che aveva sopportato fin troppo la leggerezza di lei, che adesso lei, come il figlio al prodigo nelle sacre scritture, aveva dilapidato la sua parte di patrimonio e che però non c'era un padre a cui fare ritorno, a cui chiedere perdono. Quindi, se voleva sopravvivere, avrebbe dovuto accettare quattro soldi di sostentamento e levarsi di torno. Perché quando è troppo, è troppo. La donna non sapeva se piangere o ridere per la liberazione da quell'uomo super attaccato al lavoro. Un uomo che aveva sempre messo il lavoro davanti a tutto, perfino alla comune vita matrimoniale. E questo dice tutto. Lei provò a fargli causa di divorzio davanti al tribunale, ma perse clamorosamente davanti a due prove: le foto del tradimento e la sua incapacità di poter negare che il marito aveva provveduto alla sua vita in modo egregio. Senza mai delle mancanze. Giovanni uscì dalla questione più che pulito, soprattutto con l'impresa familiare che aveva beneficiato del lavoro della moglie. Era arrivato ad avere sotto di sé praticamente mezzo quartiere industriale e più di 70 dipendenti tra operai e amministratori. Ma di lì in poi era solo, proprio come quella sera con David. Il buttafuori lo stava a sentire come si ascolta la radio alle cuffie. Visto che aveva metà dei suoi senti captati dalla situazione del bar in lenta sparizione. Però capiva perfettamente la persona che aveva davanti. Trattarlo come una rivista non gli riusciva. Più che altro vedeva in lui l'uomo che si è fatto da solo, alle volte passando sopra la testa di qualcuno, che sotto un certo aspetto è una condizione negativa, ma non riusciva a fargliene una colpa. Un uomo che tanto onestamente dice a se stesso e al suo ascoltatore di aver fatto qualcosa ma di aver sbagliato a fin di bene, lo si può colpevolizzare? Si chiedeva David. E si rispondeva onestamente di no. Nel bar il camino si era spento da un pezzo. La gente si scaldava il cuore e l'anima con i liquori e gli alcolici che il barista là dietro il bancone dispensava. Perfino Giovanni con David si erano fatti un giro di bevute ulteriore per tenersi. Marianna, la prima moglie di Giovanni, ha fatto la fine che avete letto e avete ascoltato in questa pagina numero 9. Nella pagina numero 10, cosa succederà? Vi lascio solo questo come domanda. Cosa succederà? Per saperlo dovete aspettare lunedì, perché domani si chiude temporaneamente il vlog per le pagine del romanzo. Scusate per le pagine del racconto, un romanzo un po' troppo lungo. Per le pagine del racconto il vlog si chiude, si riapre lunedì con la pagina numero 10, quindi vi lascio alla pagina numero 10 lunedì. Buon fine settimana a tutti.